della società Valchiese, Berti Massimiliano. E al terzo posto, per l'Atletica Pione, Campidelli Jordan. Bravissimo. Massimiliano, terzo, oggi sei secondo, e Jordan nella gara, nella finale provinciale di corsa campestre delle scuole. Ti eri classificato, ti ricordi? Comunque non eri tra i primi tre, non eri, quindi oggi invece sei terzo, bravissimo, mentre loro hanno confermato quel bellissimo risultato. Complimenti, bravissimi. Partita la gara junior e allievi maschile, gruppo nutrito, anche il percorso. Adesso sono 5 giri grandi che devono effettuare. Dai, rimani lì, dai, mantieni il tuo ritmo, dai. Ottimo, dai Daniele. Stop. Daniele, dai! Dai Daniele! Sì, ma al punto bleiben per la Gruppe! Lockroiro! Scusa! Lockroiro, Simon! Porta Rory! Dai Steffi, dai! Gute Uli! Bravo Uli, Gacion Uli! Gacion! Vai Giulio! Dai Emane! Bravo! Cercare di recalzarsi il prossimo giro, dai, dai, stai vicino! Santo Marco! Dai Rory! Bene Rory, dai! Dai ragazzi, dai, bene! Dai Andy, dai Moshi, dai Marco! Bene ragazzi, bene! Vai Daniele, vai così! Daniele, non perdere! Bravo Daniel, supo, bravo. Forza Alberto, vai, bravissimi, vai adesso, vai Alberto, vai. Dai Messi. Dai Daniele. In presenza, corso il passo. Gut Simon, dai, du hast noch gut, hopp Simon. Allora, torniamo alla nostra gara, la gara riservata alla gara unica che vede assieme aggregati junior maschile e allievi maschile. Per adesso la situazione vede il numero 36 Pattis Daniel al comando, davanti a Wender Alberto, poi a seguire Franceschini Emanuele, Foguani Moscini e Imberciadori Giulio. Questi sono, diciamo, i cinque atleti che ci stanno gareggiando. Ecco lì, attenzione, ultimo giro, abbiamo sentito la campana, ultimo giro, gara junior e allievi maschile. Bene Daniele, dai. Poi il secondo c'era Endale Masè della Valsugana Trento, e quindi al terzo posto Imberciadori Giulio dell'Atletica Frecce Zena. Ed ecco, attenzione, sembra di aver vinto, è il primo classificato, conclusa la gara, attenzione. Bravi.
Oh, attenzione, arriva il suo facendo doppiato. E quindi Daniel Fattis della ASV FC Bozen Raiffeisen si aggiudica questa gara è che tra l'altro è riservata alla categoria allievi, quindi ha vinto la gara proprio un allievo che ha superato anche la diretta concorrenza degli juniores presenti in questa manifestazione. Quindi Daniel Fatti vince la gara, che vedeva gareggiare insieme junior e allievi, ma lui è un allievo. Quindi quindi come risultato ufficioso non ufficiale abbiamo Pattistani sicuramente vincitore, poi al secondo posto Filosi Marco che sarebbe anche il vincitore della categoria juniores maschile e poi al terzo di questo arrivo Vender Alberto, anche lui è uno juniores. Ovviamente poi quando tutti avranno terminato la gara faremo la distinzione tra categoria juniores e categoria allievi, sicuri siamo quindi dei due vincitori. Daniel.